Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Scusate, ho dimenticato le chiavi della macchina in tasca. Pietro Bisanti on the road. Direzione oltre Po Pavese, Fiat Uno GPL. Ragazzi, come va sta macchina? Guardate che ho pulito anche tutti i sedili dietro. Tanta roba. Allora, intanto voglio tornare un po', fare un po' di revival e torniamo un po' a grande richiesta ai vecchi tempi. Per chi non mi conosce, mi chiamo Pietro Bisanti, ho trascorso ben 23 anni all'interno dell'Arma dei Carabinieri. 2 mesi dopo essere stato promosso al grado di maresciallo capo, me ne sono molto più che felicemente andato per abbracciare l'igienismo. Cos'è l'igienismo? Il ripristino, l'ottenimento e il mantenimento della salute non attraverso pilloloni, non attraverso siringoni, non attraverso i Twitter di Bassetti, ma attraverso l'osservanza delle regole non scritte, ma al tempo stesso impresse a fuoco nel DNA di ogni essere umano da milioni di anni di evoluzione, che sono sole, aria pulita, esercizio fisico compatibile, acqua pulita, alimentazione compatibile, fuori dai coglioni chiunque non venga nella nostra vita a portarci gioia e amore. Sono l'amministratore unico del sito www.pietrobisanti.it, dove troverete più di 1500 articoli riguardo medicina, attualità, salute, ma soprattutto il mio cavallo di battaglia, psichiatria, una chicca aperta dal maggio 2009. Andate a vedere sul mio sito, mi occupo di consulenze legali. La Cassazione ha più volte ribadito che il servizio di consulenza legale non debba essere necessariamente svolto da un avvocato iscritto all'albo. Mi occupo quindi di accertamenti sanitari obbligatori, trattamenti sanitari obbligatori, interdizioni, amministratori di sostegno, pensioni di invalidità, tutta la serie di attività legali che non devono essere per forza fatte di un avvocato, da un avvocato, rappresentanza davanti al giudice di pace per cause fino a 1100 euro, eccetera, eccetera, eccetera. Sono l'autore del libro Assassini in pillole, la psichiatria moderna vista con gli occhi di un carabiniere, 192 pagine che svelano l'ideologia della branca della medicina in assoluto più malsana e malvagia mai creata dall'essere umano, la moderna psichiatria. Andate a vedere nella sezione libri del sito come ordinare il libro, andate a vedere nella sezione download del sito i prestampati che ho messo a disposizione gratuitamente per difendersi legalmente. Mi trovate su Facebook sotto Pietro Bisanti, mi trovate su Twitter sotto Pietro Bisanti, mi trovate su Instagram sotto Pietro Bisanti, mi trovate su Telegram sotto Pietro Bisanti, dove troverete tutti i miei video non edulcorati, non filtrati e non censurati. Cosa sono le giornate igienistiche? Sono degli incontri meravigliosi che si svolgono con il sottoscritto, dove vi spiegherò dal mio punto di vista cosa significhi mantenersi in salute e difendersi legalmente in questo mondo per sempre più marcio. Prossime date, domani a Bergamo, abbiamo ancora dei posti, se volete potete ancora prenotarvi, ed è la prima giornata dedicata agli animali domestici e all'igienismo, e vi posso garantire che uscendo di lì, se utilizzerete il cervello e farete le cose giuste, non avrete bisogno, se non nelle emergenze delle emergenze, del veterinario. Quindi, 5 giugno, domani domenica a Bergamo, 12 giugno invece la giornata igienista normale per gli esseri umani, Udine, 19 giugno, Pesaro, 26 giugno, Roma. Per info e prenotazioni, giornate igieniste, chiocciolapietrobisanti.it. Solo per la giornata di domani, chiunque si voglia prenotare può farlo attraverso WhatsApp al 340 788 1174. Per tutto il resto WhatsApp, come ho detto, oppure info@pietrobisanti.it. Se avete urgenza scrivete urgente o urgentissimo, se invece avete un'urgenza non differibile siete autorizzati a telefonarmi e a rompermi i coglioni fino a quando non vi rispondo. Ed ora a bomba! Allora, oggi voglio parlarvi di questo. Ah, dimenticavo che ho riaperto il mio canale YouTube su cui verrà trasmesso anche questo video. Chiunque lo vorrà e vorrà sostenermi lo può fare o attraverso o abbonandosi al mio canale YouTube attraverso la funzione Abbonati, e per gli abbonati ci saranno comunque, anche se la mia informazione rimane sempre gratuita e generale, saranno comunque delle sorprese e dei video particolari che verranno dedicati solo agli abbonati, come è giusto che sia, anche se la mia informazione generale, ripeto, sarà sempre gratuita, questa è una promessa che ho sempre fatto, oppure potete lasciare una donazione alle coordinate che trovate nel sito www.pietrobisanti.it. Fatelo solo se ritenete che il mio lavoro abbia un senso. Allora,
L'altro giorno leggevo una notizia di un maresciallo dei carabinieri che è stato condannato a una sanzione disciplinare della consegna perché fuori servizio faceva il DJ per alcuni eventi comunque imposti che facevano parte della sua giurisdizione lavorativa. Allora, nulla da dire sulla legittimità di quello che è stato fatto. Cioè, il maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, giustamente, se lavori in un determinato comune non puoi andare a fare il DJ nello stesso comune. È un lavoro dove naturalmente bisogna stare attenti a mischiarsi. Quindi in astratto niente da dire. Nella pratica, però, qualcosa da dire ce l'ho. Oh, se voi avete mai subito un procedimento all'interno disciplinare all'interno dell'Arma dei Carabinieri, e più procedimenti disciplinari si subiscono all'interno dell'Arma dei Carabinieri o in generale, questo fa capire che più procedimenti disciplinari si hanno, più una persona sta dicendo la verità. Se voi andate a fare dei procedimenti definiti di corpo, cioè davanti al generale, entrate in questo ufficio dove il generale non arriva, non entra naturalmente dalla vostra stessa porta, entra da una porta secondaria, perché è come nel mega direttore fantoziano, no? Lui appare dalla porta secondaria. E avete, è disposto così il tavolo. Davanti avete la commissione, che è formata da carabinieri che prenderanno una decisione in base a quello che è successo, si consulteranno con il generale e vedranno se voi siete meritevoli o no, o dovete essere sanzionati. Poi c'è il cartellino, ognuno ha un cartellino, e poi il cartellino c'è poi il cartellino del difensore, che non è un avvocato vero e proprio, anche se adesso i militari possono farsi assistere da un avvocato vero e proprio, solitamente è un altro militare della stessa categoria del o superiore del di colui il quale è sotto procedimento, che fa la figura della fa la veste dell'avvocato difensore. Io ho difeso un sacco di miei ex colleghi nei procedimenti più disparati, chissà perché chiedevano sempre di me. E il cartellino di colui il quale è sotto processo disciplinare c'è scritto niente po' di meno che incolpato! Avete capito? Incolpato! Incolpato! Se poi prendete questo, raffrontate questo con il fatto che ieri o l'altro ieri a Peschiera del Garda un'orda di giovani, tra cui un sacco di nordafricani, perché le cose vanno dette, hanno messo a ferro e fuoco Peschiera del Garda, molestando, distruggendo, rompendo auto, vi fa capire come il divario, ahimè, tra le cose serie e le puttanate è fin troppo evidente. Dopo 23 anni, poi cosa ha fatto questo maresciallo che è stato condannato, ha preso questa sanzione disciplinare perché faceva il DJ? Ha fatto ricorso al TAR, quindi ha speso soldi. Il TAR ha bocciato e adesso lui farà ricorso al Consiglio di Stato e spenderà altri soldi. E allora uno si deve fermare e dire, pensate, apro un inciso, che per essere autorizzati come carabinieri ad avere un secondo lavoro bisogna passare attraverso le forche caudine. Cioè, è come se fare soldi onestamente fosse un peccato mortale. Ma quello che accade nell'Arma dei Carabinieri è come quello che accade nella curia. Cioè, nella curia non puoi trombare, nell'Arma dei Carabinieri devi rimanere povero. Anche se tu sei intelligente, puoi fare un sacco di soldi, devi rimanere povero. Sono tutte tattiche psicologiche. Questo rincoglionito cosa fa? Si ferma in mezzo alla strada. Comunque, detto questo, se voi analizzate nel profondo queste cose, capirete di come la vita in generale degli esseri umani
gira intorno alle puttanate, ma intorno alle puttanate c'è un mondo di gente che lavora e che guadagna sulle puttanate. Cioè, è incredibile. Cioè, pensate che un generale dell'arma dei carabinieri utilizza il suo tempo, ma un bel po' durante la settimana, per fare tutte queste commissioni disciplinari dove i carabinieri vengono portati lì perché hanno fatto un incidente con la macchina di servizio, piuttosto che altre, una marea di altre. Non so se vi ricordate quel carabiniere che era andato sotto processo perché gli era stata vista, un civile non si era fatto i cazzi suoi, aveva mandato la foto della bandiera celtica ed era stato sotto processo perché per apologia, cioè disciplinare per apologia del nazismo, una cosa del genere. Poi mi sembra sia stato assolto perché lui era uno studioso di storia. Ma al di là di questo, adesso abbiamo il battaglione ucraino nazista che invece è stato sdoganato e loro sono bravissimi, possono. Capite come il mondo è proprio marcio, marcio, marcio fino al midollo. Ma il problema è che questo mondo marcio, che oltretutto gira intorno alle puttanate, incolpato, commissione valutativa, piuttosto che tutte le cagate che girano, no? Tutte le cazzate di cui si parla all'interno delle caserme, che nella vita civile non hanno neanche significato, ma potrei farvi esempi in tutte le amministrazioni. Pensate che tutto questo si regge un po' come la psicopandemia si regge, perché c'è una, oltre ad esserci un'accettazione tacita di quello che succede, la gente spende energie, e io ero uno che facevo parte di questo folto gruppo prima di svegliarmi, spende energie per foraggiare questo sistema, facendo ricorsi al TAR, facendo ricorsi al Consiglio di Stato, quando in realtà uno si dovrebbe fermarsi e dire: ma che cos'è una punizione disciplinare? Una punizione disciplinare è uno che scrive su un foglio che io sono stato cattivo. Questa è una punizione disciplinare. Che se voi foste sperduti sul cucuzzolo di una montagna senza mangiare o nel deserto a 50 gradi, a voi quella punizione disciplinare la usereste come carta igienica. Il benessere porta a sopravvalutare tutta una serie di cagate alle quali non daremmo importanza se fossimo davanti ai problemi veri della vita. E appunto per questo, anche in assenza dei problemi veri della vita dati dal benessere della modernizzazione, uno dovrebbe dire: sono davanti a una puttanata. La vera battaglia, la vera guerra, scusate, la vera conquista, la vera vittoria è smettere di pensare alle puttanate e di foraggiare le puttanate. I tribunali sono pieni di puttanate, le caserme sono piene di inutili litigi che non portano da nessuna parte. E nel frattempo centinaia di nordafricani distruggono una città, prendendo a calci e distruggendo macchine, i cui proprietari stamattina sono dovuti andare a farsele riparare, naturalmente a loro spese. E al contribuente generico medio gli interessa se il maresciallo dei carabinieri fa il DJ da un'altra parte o se il maresciallo dei carabinieri fa il suo dovere? La vera risoluzione del problema arriverebbe se nessuno decidesse di arruolarsi e di fare il carabiniere o il poliziotto, se nessuno decidesse di fare il vigile urbano, se nessuno decidesse di andare allo stadio, se nessuno decidesse di andare ai concerti dei beduini pro vaccino. Capite? La vera risoluzione del problema sarebbe questa. Questo vuol dire risolvere un problema, riappropriarsi della propria vita,
contate e osservate quanto tempo durante la vostra giornata voi lo perdete verso le puttanate della vita. Voi ogni tanto osservate le cose da 3 metri di distacco e osservate come l'uomo sia riuscito a trasformare una cosa seria e sacra come la vita in una puttanata. È vero che se non ci fossero le regole tutto sarebbe anarchico. Quindi gioco forza, il carabiniere che viene punito per aver fatto il DJ, fondamentalmente è una cosa corretta, se vogliamo vederla dal punto di vista della regola in sé e del mantenimento di un certo ordine. Ma c'è una cosa che manca, che queste cose avrebbero un senso se parallelamente a un accertamento dovizioso delle colpe, di queste colpe che io chiamo puttanate, ci fosse dall'altra parte una tutela di chi lavora, un incentivo a chi lavora, una serietà nella preparazione, un'amministrazione che ti tutela, un mondo serio. Allora sì, avrebbe senso mandare un carabiniere in una commissione disciplinare quando dall'altra parte... Il problema è che al giorno d'oggi c'è una sperequazione e uno sbilanciamento totale dove invece prevalgono le puttanate, mentre in realtà le cose serie in realtà non hanno senso. Fatto sta che Peschiera è accaduto quello che è accaduto. Ma guardate che Peschiera non è un fatto isolato. Cioè, io ritengo che le forze di polizia italiane non siano in grado di affrontare problematiche di ordine pubblico importanti. Va sempre bene perché si trovano il no green cats che manifesta, che ha paura anche della sua ombra, e quindi va sempre bene. Ma quando si ha a che fare con la marmaglia che non ha niente da perdere, alla fine finiscono a fare i poliziotti come nel film Demolition Man a San Angeles, ve lo ricordate? Se non lo sapete, andate a vedere. Pensate quando poi le puttanate fanno parte della vostra vita quotidiana, con vostra moglie che vi scassa i coglioni, con vostro marito che vi scassa i coglioni, con vostro figlio che vi rompe le palle. Cioè, il mondo ruota, il mondo gira intorno alla bega e alla puttanate, ed è incredibile, incredibile. Basta vedere com'è la dichiarazione dei redditi. Cioè, ma non sarebbe molto più facile, considerato che i soldi sono un'invenzione umana e non sono i frutti di un albero che può finire, fare una dichiarazione di redditi semplice, con delle tasse abbordabili? Invece no, come nella chiesa il prete non può trombare per tenerlo per le palle, come nell'arma dei carabinieri il carabiniere deve essere sempre tenuto a guinzaglio e non può fare 2 lavori, eccetera, tutto per tenerlo per le palle, come il contribuente deve essere tenuto per le palle con delle tasse pesanti. In realtà sapete molto bene che le tasse non servono a coprire i servizi, dato che i soldi sono un'invenzione umana. Le tasse sono un mezzo di coercizione dell'essere umano, un po' come la psicopandemia. E ogni giorno noi ci alziamo e siamo gli attori, non sempre inconsapevoli, spesso consapevoli, di una vita dove prevale la puttanata. Il problema è che anche qua, se quando anche negli aspetti più reconditi e privati della vostra vita voi date importanza alle puttanate, non ne uscirete più, non ne uscirete più. Volete un mio consiglio? La prima cosa da fare è non essere nessuno. Non vi candidate in politica, non fate lavori sociali, non prendete lauree inutili, non fatevi mettere un prefisso, avvocato, dottor, cavalier, tenente. Siate voi stessi, punto. E allora lì vi si apre un mondo, perché la vita è questa. Se no, verrete, no, inseriti in un circuito. E non vi è venuto da vomitare alla parata del 2 giugno a vedere i nostri eroi in camice bianco fare la parata? Vi piace questo?
vi piace. Non c'è mai stato così bisogno di essere se stessi. Più vi allontanate da i malati, come posso chiamarle? Non lo so, non mi viene il nome. Cioè, più vi allontanate da tutto quello che c'è di malato in questa società, più starete bene. Ma fino a quando voi combatterete per cercare di avere ragione all'interno dello stesso circuito sociale malato, come fa il maresciallo, che vistosi condannato perché faceva il DJ, spende soldi per andare al TAR, e a me viene da dire a questo: maresciallo, mi scusi, una volta che il Consiglio di Stato le darà ragione e le annullerà la punizione, che porca troia cambierà nella sua cazzo di vita? Occhi aperti, perché il mondo è un postaccio. Avanti così.